San Severo si presenta il progetto Viola che si propone di contrastare la discriminazione di genere. Capofila, ente capofila del progetto è lo SMILE. Antonio Di Maso è presidente dell'ente e ci spiega perché è così importante che all'interno di questo progetto ci sia un momento di formazione, in particolare delle donne, per avere una chance in più di uscire da certi vincoli e problemi legati appunto alla dipendenza in famiglia. Sì, grazie. La formazione è sempre più uno strumento di inclusione, non solo lavorativa, ma anche sociale. In questo caso il bando regionale, che è proprio appunto sulle discriminazioni, prevedeva che la formazione fosse il nodo centrale per attuare una serie di azioni a sostegno delle vittime di violenza di genere. Questo progetto VIOLAT è un acronimo e mette al centro la formazione sul settore della cucina. Quindi l'idea è quella di formare 18 vittime di violenza di genere che imparino a cucinare, ma non solo imparino, ma prendono una qualifica riconosciuta sia a livello regionale che a livello di tutta l'Unione Europea, e diventino dei tecnici di cucina, cioè persone che possono lavorare in una cucina con una qualifica. Perché la cucina? Perché la cucina, nella nostra esperienza, sta diventando sempre di più l'argomento formativo che aiuta ad intervenire sulla questione del disagio. Noi stiamo maturando formazioni simili sia in carcere, quindi negli istituti penitenziari, ma sia anche nei progetti sull'antimafia sociale, dove abbiamo 35 persone coinvolte in un corso di cucina che sta avendo un grande successo. Quindi la scelta di andare su questo tema, anche rivolto alle vittime di violenza di genere, sicuramente sarà un successo, vista la fruibilità della professione, ma anche la trasversalità dell'approccio, nel senso che molte persone hanno piacere a cucinare.